Buongiorno a tutti, è questo il secondo video di prova del nostro tentativo di formare un canale di diffusione riguardo l'hobby del board war game e tutto quanto è connesso ad esso. E come spunto per il mio secondo video relativo alla diffusione del board game, ho ripreso delle diapositive create appositamente per un corso poche settimane fa, uno dei tanti lavori creati atti a diffondere il wargame. Nell'immagine vedete la piccola mappa del leggendario gioco della casa americana SPI intitolato Napoleon at Waterloo. E questo mio video non sarà focalizzato su cosa bisogna muovere, o meglio, cosa bisogna fare per raggiungere la vittoria, ma sarà atto a dimostrare e a illustrare meglio tutti i vari concetti di base che fanno parte del mondo del wargame. Quando parlo di wargame, parlo di simulazione, parlo di un'attività che cerca di ricreare con dei componenti completamente manuali eventi storico-militari che hanno contraddistinto la storia dell'uomo. Quindi userò simulazione e wargame spesso come sinonimi. Qualche purista dirà che non sono proprio sinonimi, ma scusate insomma, per questa sorta di libera interpretazione, è tanto per avere un termine non anglosassone per parlare del nostro hobby. E vi voglio ricordare, prima di partire, i quattro valori che noi appassionati di board war game riconosciamo, cioè l'atteggiamento mentale in primis, che insomma è una sorta di concetto molto basico, forse retorico, ma un famoso scrittore americano, George Bernard Shaw, disse semplicemente che non smettiamo di giocare perché diventiamo vecchi, ma diventiamo vecchi quando abbiamo smesso di giocare. Tenendo presente questa sorta di frase che può valere per qualsiasi persona che anche a una certa età piace giocare, non voglio sottostimare l'elemento di istruzione che abbiamo nel wargame, oltre a una possibilità di questa attività di incrementare la nostra capacità di concentrazione e poi, last ma not least, come ultima affermazione, ma non per questo meno importante, l'interazione che abbiamo quando ci sediamo di fronte al gioco con l'avversario o gli avversari davanti. Quindi vorrei sempre che gli appassionati tenessero in mente questi quattro punti fondamentali che contraddistinguono la simulazione o il wargame. Perché simuliamo? Ma generalmente simuliamo perché ci piace la storia? Corretto. Ci piace giocare? Corretto. Ci piace anche, dato che riconosco nel tipico wargamista una sorta di individualismo, un sano individualismo, anche perché ci piace comandare e dirigere. In ogni caso, sono tutte attività che concorrono a far crescere la persona. E torniamo nella fattispecie alla nostra simulazione scelta per questo primo video dedicato alla diffusione del wargame, al nostro Napoleon at Waterloo della SPI. Vi voglio far vedere prima di tutto la copertina di questo free game. Veniva inviato agli abbonati dell'SPI gratuitamente e, oltre a contenere il gioco con 100 pedine, aveva un indice ripetutivo di altre due famose riviste della SPI, cioè di Strategy and Tactics e il giornale Moves, che era praticamente il giornale che illustrava i tipici, diciamo, aperture e chiusure o come bisognava giocare relative a ogni gioco prodotto dall'SPI. E vi faccio anche vedere il regolamento di Napoleon Waterloo, composto da quattro pagine, e ecco, proprio per questa limitato numero di pagine e per la semplicità del gioco, lo indichiamo a tutti quelli che vogliono, magari, non so, introdurre il ragazzo di 10-11 anni ai concetti del wargame.
E voglio ribadire un altro fatto che negli ultimi anni abbiamo notato. Fino all'anno scorso abbiamo sempre usato come introduttivo il sistema di gioco di Richard Borg chiamato Commands and Colors, sia la serie Ancients che la serie napoleonica, o meglio, scusate, sia la serie antica che la serie napoleonica. In realtà mi sono reso conto, sì, che è sempre un board game, quindi può i quattro concetti che ho illustrato in precedenza possono essere validi, ma non ci sono quei componenti base che rappresentano il board game fin dalle sue origini. E quali sono, prima di tutto, i componenti del board game? Vedete, abbiamo una mappa. In questo caso, ripeto, era un gioco gratuito, quindi la mappa è abbastanza ristretta, ma non per questo, non include tutte le caratteristiche della mappa. Vedete che, c'è la famosa griglia esagonale. Perché esagonale? Perché l'esagono, quando noi muoviamo con l'unità, permette di coprire le sei direzioni fondamentali che una qualsiasi unità può coprire nel suo movimento. E la mappa è contraddistinta da che cosa? Da questi esagoni chiari, che sono gli esagoni in inglese di clear, cioè di terreno sgombro, in cui l'unità non ha nessun impedimento al movimento. Abbiamo questi esagoni verdi per rappresentare boschi o similari, che praticamente hanno delle influenze sia sul movimento che sul combattimento. E poi vedete queste linee gialle che rappresentano le strade, e poi abbiamo gli edifici vari che erano presenti al tempo sul luogo della battaglia. Sulla destra sposto un attimo la mappa, vedete che altri due elementi che fanno praticamente sono parte integrante del wargame: la tabella per determinare i risultati del combattimento, che è contraddistinta da una serie di colonne che rappresentano i rapporti di forza. Andremo poi a spiegare come si riesce ad arrivare a questi rapporti di forza. Si usa un dado a sei facce, e attraverso il dado a sei facce raggiungeremo il risultato dello scontro. Adesso ve l'ho illustrato molto genericamente, cercherò di essere più preciso nel prosieguo del video. Per finire, avete il tracciato per lo scorrimento dei turni. Dato che stiamo parlando di Waterloo, in questo scenario la battaglia inizia all'una del pomeriggio. Vabbè, d'accordo, penso che i grandi appassionati sanno tutto di Waterloo. Per coloro che si avvicinano per la prima volta, sappiate che Waterloo è una battaglia che non è iniziata alle prime luci dell'alba, ma molto tardi, dopo un cannoneggiamento iniziale francese, e solamente verso le 11 Napoleone diede i primi ordini della battaglia, e lo scontro si può dire che iniziò intorno all'una del pomeriggio. Ecco che abbiamo 3, 6, 9, 10 turni. Oltre alla mappa, qual è poi un altro componente fondamentale? Un altro componente fondamentale è ovviamente l'unità, o meglio si può chiamare unità, segnalino. E cosa troviamo generalmente su un segnalino? Rovescio questa 7-4 in maniera tale che possa illustrare che cosa significano sia i numeri sia queste strane, diciamo, linee che troviamo su un'unità. Se notate, abbiamo il 7-4, abbiamo un numero 7 che caratterizza la forza dell'unità. Il secondo numero 4 rappresenta la capacità di movimento, ossia il numero di esagoni che l'unità può coprire nel turno di gioco. Ricordo che un turno di gioco è composto da una fase del giocatore A, in questo caso sarà il francese, e una fase del giocatore B, in questo caso sarà il giocatore inglese. Oltre ai due numeri che rappresentano il primo, lo ripeto, la forza, e il secondo, il movimento, potete vedere che troviamo, in questo caso, dato che parliamo anche di una grafica abbastanza spartana, troviamo il simbolo della fanteria. Queste due righe bianche sovrapposte rappresentano la fanteria. Abbiamo in questo caso tra le armi rappresentate anche l'artiglieria, rappresentata generalmente da un pallino, e abbiamo la cavalleria rappresentata da
una diagonale semplicemente. Se ci fate caso, la cavalleria in questo caso vi faccio vedere questa 2-5, quindi grande capacità di movimento ma meno forza. E quindi le unità, questi segnalini generalmente si definiscono in inglese counter, ovviamente una traduzione italiana più specifica è counters, che si riferisce a counters, è proprio unità, oppure potete anche chiamarli segnalini di cartone, insomma potete usare il termine che volete, ma rappresentano effettivamente i soldati e le artiglierie e le cavallerie che parteciperanno alla battaglia di Waterloo. Continuando con l'analisi dei nostri componenti, ribadisco la presenza delle tabelle di combattimento, che sono elementi che troverete in qualsiasi wargame tradizionale, e sposto un attimo il dado, e la tabella per leggere il terreno, per leggere le varie particolari del terreno che ho illustrato all'inizio, che ripeto hanno delle influenze dirette sia sul movimento che sul combattimento. Un concetto che purtroppo in qualche gioco viene a mancare, sia perché si vuole rendere più facile, sia perché segue un'altra filosofia. Ricordo che la griglia esagonale è probabilmente una delle, diciamo, delle invenzioni, degli utilizzi grafici più riusciti del mondo del wargame, ma non è l'unica. Abbiamo sistemi ad aree, abbiamo sistemi point to point, cioè punto a punto, ma in ogni caso, anche per il sottoscritto, la griglia esagonale continua a rappresentare una delle basi per la giocabilità e diciamo il successo del wargame. Dicevo, la griglia esagonale, se andiamo ad analizzarla, o meglio, scusate, sulla griglia esagonale, quando poniamo l'unità, spesso e volentieri molti giocatori non capiscono il concetto della cosiddetta zona di controllo. Come dicevo, lo paragono all'altro sistema Commands and Colors, in cui, non essendoci zone di controllo, delle volte si faceva fatica a capire, diciamo, uno dei punti fondamentali del wargame, cioè che una unità riesce a proiettare una sorta di controllo nelle zone circostanti. In questo caso, un'unità che occupa un esagono riuscirà a proiettare una zona di controllo sugli 6 esagoni circostanti. Come si interpreta questo fatto? Che ogni unità nemica che si trova adiacente ad un'unità nemica subirà l'effetto, diciamo, il controllo dell'unità nemica e sarà in questo caso costretta a combattere. Non in tutti i wargames c'è la costrizione al combattimento, ma generalmente una zona di controllo, e ripeto, che è costituita dai 6 esagoni che circondano un'unità amica, generalmente una zona di controllo impedisce la prosecuzione del movimento o costringe colui che ha mosso nella zona di controllo a combattere. Quindi il concetto di zona di controllo è per il sottoscritto un elemento assolutamente fondamentale, e non, spesso e volentieri, quando noi giochiamo con i giochi ad aree o quando giochiamo con giochi in cui non c'è la zona di controllo, ci sentiamo un attimo, diciamo, disorientati, anche se poi per ogni scontro, per ogni battaglia, per ogni evento militare si possono fare dei discorsi, e quindi non sempre la zona di controllo risulta così determinante. E ho già illustrato la sequenza di gioco, lo ricordo: un turno è costituito da una fase dell'attaccante, o meglio del giocatore A, una fase del giocatore B, che in questo caso, quando si muove per secondi, ovviamente si è difensori, ma non sempre vale questa corrispondenza difensore secondo, attaccante primo. Bisogna vedere la situazione nella battaglia. E solitamente un turno di gioco è suddiviso in determinati segmenti. Nel nostro caso, Napoleone Waterloo ha una fase di rinforzi, una fase di movimento, una fase di combattimento. Dopo queste 3 frasi si chiude il turno del giocatore A e comincia il turno del giocatore B. E diciamo che, ripeto, Napoleone Waterloo è un gioco veramente per neofiti, assolutamente introduttivo, ma racchiude tutti i concetti fondamentali.